Buonasera a tutto il popolo vanchigliese. Stasera siamo qua, ci troviamo nella nostra vecchia palestra perché non dobbiamo festeggiare nessuna ricorrenza particolare, anzi, dobbiamo festeggiare una novità molto importante, molto gradita. Stasera inauguriamo un nuovo spazio per la nostra prima squadra e soprattutto un nuovo spazio che deve essere un obiettivo per tutti i giocatori del Vanchiglia, dai piccoli amici fino all'Under 19. Arrivare con l'obiettivo che devono arrivare in questo posto. Oggi, stasera, inauguriamo, grazie al sostegno di tante persone che ci hanno dato una mano per compiere questa impresa, in un certo senso, alla vanchigliese maniera, stasera inauguriamo il nuovo spogliatoio della prima squadra, che adesso Donato vi mostrerà. Vi mostrerà. Come vedete abbiamo dei giocatori un po' anziani, ma il nostro staff Conte punta di sfondamento. Non correre, no. Che stanno diciamo provando quelle che sono le nuove sedute molto confortevoli. Come potete vedere è uno spogliatoio degno di una società professionistica. Il Vanchiglia non è una società professionistica, però come dice sempre il nostro presidente dobbiamo diventare i professionisti dei dilettanti. Per cui il nostro direttore sportivo. Prego Cucca, vieni pure. Subito una dichiarazione. No, che dichiarazione? In quanto direttore sportivo, no, ma non della prima squadra, cosa te ne pare di questo nuovo spogliatoio? È qualcosa di bellissimo, è emozionante entrare qua dentro. Complimenti a chi l'ha realizzato e a chi ha avuto l'idea di fare una cosa del genere. Bravo, complimenti a te. L'idea parte da lontano, Donato, vero? Però ci è voluto un po' di tempo per realizzarlo e veramente volevamo ringraziare. Senza fare nomi perché rischiamo magari di dimenticarne anche qualcuno,
ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito e che ci hanno dato un aiuto per realizzare questo che per noi è un sogno. Ecco il televisore. Possiamo anche descrivere un po' questo spogliatoio. Allora, questo spogliatoio si compone di sedute per i giocatori. Ogni giocatore ha il proprio armadietto con il cognome e l'iniziale del nome, la grafica. E poi qui giustamente il porta oggetti. La grafica che appunto richiama il senso di appartenenza a questa società storica e gloriosa, il simbolo dell'unione e quindi della forza del gruppo che è necessaria, la prima condizione necessaria per fare bene in una squadra di calcio che è il banchiglia. E poi abbiamo anche lo spazio riservato al nostro principal sponsor della DGA Group Italia, noleggiato a lungo termine. Abbiamo poi anche le sedute e l'angolo per lo staff tecnico e mister allenatore e vice allenatore. Giustamente ci sono anche le maglie del portiere e la maglia del capitano e del vice capitano, del nostro sponsor della prima squadra che è il ristorante Pizzeria Falco Rosso. Queste qui sono le tre sedute, diciamo, principali, che sono un po' riservate a quelli che sono i leader della squadra. Volevo ringraziare anche il passato, che è ancora presente, però il nostro ex presidente Roberto Gatti, che non manca mai nelle occasioni speciali, lo ringraziamo veramente tanto. Giustamente vicino a lui c'è l'attuale presidente che ha reso possibile tutto ciò e lo ringraziamo magari con un applauso, il nostro presidente Edoardo Pesciere. Potete vedere c'è anche lo spazio per il nostro massaggiatore per i messaggi pre-gara. Ah, e giustamente mi fa notare Donato, c'è anche la lavagna in cui il mister spiegherà il modulo, anche se vediamo un modulo fin troppo spregiudicato per domenica. Comunque, se siamo quelli rossi siamo un po' troppo spregiudicati. Sono preoccupato se il mister fa sto modulo domani. Va bene. Adesso fra un po' entreranno i giocatori che ancora nessuno di loro possiamo assicurare che ha visto questo spogliatoio, quindi anche per loro sarà una sorpresa e speriamo che siano contenti, felici, orgogliosi di farne parte. Dopo la società è il turno della squadra, saranno loro gli ospiti e saranno loro i protagonisti e saranno loro gli abitanti di questo spogliatoio. Possiamo farli entrare, prego ragazzi. Non toccate i pantaloni. Si può mangiare più delle altre, non è male. Siamo noi che chiudiamo. Stai lì. Donato, mi sembra Stellina.
Donato, mi sembra di capire da queste prime battute dei ragazzi che sono davvero entusiasti, anche un po' emozionati, li ho visto veramente entusiasti ed emozionati per questa novità. Adesso magari cerchiamo di coinvolgere qualcuno di loro, vediamo. Dai, Paolo, Antonio, Dilma, Maurizio, Pada, dai, alla maglia! 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 Alla molto bene ragazzi! Prima che uscire dobbiamo dare la mano a tutti e dobbiamo battere 5. Da stasera dovete dare il 110% perché noi come società siamo pronti a tutti. Non voglio vedere i confiduti, voglio vedere il sorriso sul labbro. Un attimo che dobbiamo fare una... Prima, adesso i ragazzi andranno ad allenarsi e poi forse da domenica saranno già qua nel nuovo spogliatoio, però con il direttore sportivo Cuccarese ci tenevamo a fare un annuncio alla squadra. E fai tu Cucca, vai vai. No vabbè, ma tanto lo sanno già i ragazzi, vorrei un grosso applauso per Cicco che è il nuovo capitano della nostra squadra. Eccolo qua, Michael Cicco Mascolo. Adesso forse gli arbitri saranno un po' più tolleranti con lui perché viene anche chiamato un protestatore seriale, però Michael. No, volevo solo dire una cosa, che gli abbiamo dato la pace da capitano per farlo stare zitto, finalmente. Il motivo principale. No, è uno scherzo. Michael, due battute su questa tua nuova responsabilità e su questo nuovo ambiente che vi accoglierà da stasera. L'ambiente, come si vede, è bellissimo. La società ha fatto uno sforzo per metterci nelle condizioni di poter dare il massimo. Dobbiamo ripagarlo già da domenica fino a fine campionato. Il ruolo, come ho detto prima ragazzi, il ruolo sì conta perché da traghettatore, come dicevo prima, da squadra verso lo staff, ma poi dobbiamo essere insieme il gruppo, quello forte, quello dei tra virgolette vecchi, che deve portare avanti per arrivare al nostro obiettivo. Perfetto, in bocca al lupo ragazzi. Allora, vi salutiamo, vi invitiamo a mettere tanti like a questo video alla nostra pagina Facebook UST Vanchiglia 1915, al nostro canale Instagram e al nostro canale YouTube dove sarà disponibile questo video. Mi raccomando, tanti like e sempre forza Vanchiglia. Ma la maglietta te la potevi mettere, no? Questo per fare prima, no? La Madonna! Vieni Cucca, vensi!
Ecco, abbiamo ufficialmente inaugurato il nuovo spogliatoio della prima squadra del Vanchiglia. Complimenti, bravi. Buon appetito. Ce ne sono già due aperte. Allora, già, scusa.